Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma che ci sta anche regalando House of the Dragon, quindi insomma diciamo che si sta migliorando. Perché nasce questo canale? Mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me, mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, probabilmente vi chiederete perché sto nella Galleria del Vento facendo finta di cavalcare un drago, ma è perché fa un caldo boia e io ho il ventilatore praticamente attaccato a me, perciò niente, oggi vedrete un po' i capelli svolazzare, ma tutto a posto. Oggi torniamo con una recensione un po' diversa delle due puntate di House of the Dragon, le ultime due, cioè Burning Mill e Rookrest. Scusate, la scorsa settimana non ho potuto registrare, quindi oggi diciamo farò un po' un sunto delle mie impressioni su queste due puntate e sui personaggi, quindi insomma non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate. Avverto che questo video potrebbe avere spoiler dal libro, quindi da Fire and Blood. Non è detto che magari verrà fatto tutto alla stessa maniera nella serie, però comunque ci potrebbe essere il ci potrebbe essere il pericolo. Allora, intanto comincio col dirvi che io ho adorato sia l'episodio 3 che l'episodio 4. Mi piace tantissimo il pace delle puntate, quindi come vengono affrontati i temi, come i personaggi si stanno comunque dirigendo verso la guerra. Infatti ero rimasta molto, molto sorpresa che la terza puntata non è piaciuta, cioè comunque è piaciuta di meno da quello che io ho potuto vedere. Non era piaciuta molto perché si voleva vedere subito l'azione. Io invece devo dire che ho proprio rivisto nella terza puntata la narrazione di Martin nei libri, quindi ho adorato tantissimo. Io ho passato praticamente tutta la puntata così, perché si facevano citazioni ai libri, sono successe cose che mi hanno, cioè che mi hanno molto molto interessata e presa. Quindi in realtà io la terza puntata mi è piaciuta un botto. C'è solo il problema finale, del finale, di cui poi parleremo comunque più avanti. Per quanto riguarda invece la quarta puntata, ancora di più. Beh, comunque nel senso, tutto il build up che ci è stato creato, io almeno appunto l'ho sentito molto nella terza puntata, è esploso molto nella quarta, dove purtroppo perdiamo una pietra che brilla, perdiamo le nostre fondamenta, noi perdiamo Rhaenys, la regina che non è mai stata, ma la regina che dovrebbe essere stata. E io niente, ho parlato tantissime volte di quanto ho amato il personaggio di Rhaenys. Ho adorato il modo in cui Ibest l'ha appunto ha recitato nei panni di Rhaenys, e non lo so, proprio a grazia, a compostezza, è bellissima, è tutto quello che io voglio diventare, quindi veramente è stato per me una perdita proprio emotiva che ho sentito tantissimo, una botta bruttissima che, anche se sapevo che arrivava, non mi ha fatto meno male. Voglio anche fare uno shout out su la bellissima Melis, la nostra regina rossa, e niente, era il drago più veloce che avevamo, un design spettacolare, non mi ricordavo che fosse la più grossa tra i draghi che Rhaenyra ha in questo momento, e niente, comunque si vede come anche Melis fosse elegante come Rhaenys. E mi è piaciuto molto anche il loro scambio, soprattutto insomma l'ultima occhiata è proprio da dolore, pentimento, devastazione, non lo so, è una di quelle cose che proprio quando tu guardi uno scambio di quel genere, soprattutto se poi ami gli animali, proprio, non lo so, ti distrugge, ma secondo me ti alza anche la qualità comunque del momento. Quindi mi è piaciuto molto. Rhaenys, mia regina, io mi sarei inchinata a te, avrei combattuto per te, mancherai tantissimo e non ci posso credere che ti ho già persa, tant'è che infatti io pensavo che, non so cosa pensavo che avrebbero messo in mezzo, ma io
probabilmente perché volevo che Rhaenys rimanesse di più, speravo che Rookrest fosse l'ultima battaglia di questa serie. So che non era possibile, però ci ho sperato, perché dire così presto addio a Rhaenys è stato devastante. Fatto che ora c'è stata Rookrest, che siamo a metà serie, mi fa pensare che alla fine di questa serie probabilmente Rhaenyra riuscirà a prendere a prodo del re. Il punto è che quando Rhaenyra prende a prodo del re, noi abbiamo salutato un altro personaggio. Scusate, il robottino che si sta svuotando. Noi perderemo un altro personaggio prima della presa da parte di Rhaenyra di prodo del re. E non sono pronta a lasciarlo andare, questo personaggio. E temo, ho paura. E non so, ditemi voi che cosa pensate, se appunto alla fine cadrà a prodo del re oppure no. Io adesso vivo ogni settimana con quest'ansia. Oh, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che è un tema che ho trovato ricorrente sia nella terza puntata che nella quarta puntata, sono stati i parallelismi tra i due concili, cioè il concilio nero e il concilio verde. Io ho trovato tantissime similitudini proprio nei personaggi di Rhaenyra e di Aegon. Allora, intanto, quello che subito ci mettono in chiaro è il fatto che entrambi i concili non ritengono i loro regnanti, quindi nel caso di Rhaenyra una regina o nel caso di Aegon un re, non li ritengono forti abbastanza, ovviamente per motivi differenti. Allora, per Rhaenyra, onestamente, non penso che si tratti solo di maschilismo, perché in realtà proprio il punto della guerra da parte dei Verdi è il fatto che se un lord non vuole inchinarsi a una regina, va dalla parte dove c'è l'erede maschio. Quindi, già che il concilio di Rhaenyra comunque si è inchinato a lei e la loro famiglia ha deciso comunque di rispettare il giuramento che hanno fatto tanti anni fa, non è sicuramente solo per paura del tradimento, ma è anche fatto perché comunque credevano che non ci fosse effettivamente problema. Quindi non è, secondo me, dato dal maschilismo. Il problema fondamentale di Rhaenyra è che è... Raga, io ho rivisto le puntate e lei mi sembra tanto, tanto indecisa. Cioè, proprio quando lei si interfaccia con il suo concilio, lei non è mai ferma. E non perché le parlano sopra, ma proprio perché, cioè, io no, la vedo moscia, capito? Nel senso, sembra che non è sicura di quello che dice, sembra che non si fa un'idea di quello che si dovrebbe fare, è molto persa, e questo da un punto di vista di una persona che è nel tuo concilio, che sta lì per darti consigli e in realtà dovrebbe essere guidato da te, questa cosa qui non ti fa avere una bella reputazione per i tuoi consiglieri, perché tu dovresti comunque mantenere una sorta di solidità, cosa che, per quanto noi diciamo tante volte, magari, ecco, Viserys era un pochino troppo buono, però Viserys ha delle scene in cui effettivamente, quando chiunque del suo concilio provava a cagare un po' fuori dalla tazza, lui subito li rimetteva in riga, dicendogli: oh, bello, ma che cacchio credi di parlare? E invece a questa cosa ancora Rhaenyra non è arrivata. Mi fa piacere per il fatto che vedere comunque uno struggle quando vedi una persona che comunque deve una figura di leadership è sempre interessante per vedere come il personaggio si evolverà. Quindi mi è piaciuto veramente tanto questo dettaglio, insomma, che lei mi sembra molto indecisa. Un altro errore che però Rhaenyra fa, a mio parere, è il fatto che succede spesso che quando i suoi consiglieri stanno lì a dirle perché i consiglieri di Rhaenyra sono fissati con la guerra, è più di quelli di Aegon, proprio loro stanno lì, dobbiamo mandare i draghi, nel terzo episodio dobbiamo mandare i draghi, e lei non è che dice no, adesso no, oppure sì, sono d'accordo, lei dice questo: ho sentito quello che avete da dire, ora mi ritiro per deliberare, e se ne va da sola. Ma no, pensate se lo facessero a voi, cioè io sono qui per darti un consiglio, no? Ogni volta che ti do un consiglio, io non è che mi ritrovo con una persona che mi dice sì, boh, no, forse, quest'idea. No, sì, ti ho ascoltato, me ne vado. Poi se ne va, ma Rhaenyra se ne va, in queste prime tre puntate l'abbiamo visto tanto,
se ne va per un motivo o per un altro a fare, da un punto di vista dei suoi consiglieri, i cazzi suoi e senza dire niente a nessuno. Perché, per esempio, quando Luke è morto, lei si è data. E se vi ricordate, Daemon ha detto a Rhaenys: dove cazzo è andata non lo sa nessuno. Quella è stata Rhaenys, che lungimirante, la nostra regina del cuore, che ha detto probabilmente vuole trovare una chiusura per Luke. Però Rhaenyra non ha detto niente. Nel momento in cui torna e tutti quanti le stanno dicendo: ok, allora che cosa dobbiamo fare, come ci comportiamo, da chi dobbiamo andare adesso che abbiamo queste e queste alleanze, lei dice solo: voglio Aemon Targaryen. Che, per carità, da un punto di vista di scena è fighissimo, però la scena non è messa lì solo per farci dire boh che figo, ma è anche messa lì per comunque creare delle dinamiche all'interno dei personaggi, proprio le dinamiche tra di loro. E se tu ti metti da un punto di vista di concilio, io, ok, ti sto dicendo, quindi come agiamo? Io voglio Aemon Targaryen e te ne vai? Dico, io ho capito che tu sei adesso distrutta da questa cosa che è successa, però tu non sei solo una mamma, tu sei anche una regina. E questa cosa non te la devi scordare, perché poi sennò gli altri cominceranno a non ascoltarti più. E infatti già vediamo che rispetto alla fine della prima serie, già in Rhaenyra la crudele la challengeano un po' di più, cioè nel momento in cui lei dice: no, non sono stata io a mandare nessuno, a mandare a uccidere il figlio di Aegon, non gli credono manco, cioè, capito? Quindi si sta instaurando questa dinamica strana, questa dinamica comunque difficile per Rhaenyra, che è arrivata a un certo punto nella terza puntata a sentirsi dire: ma perché non ti nascondi e mentre noi praticamente facciamo al posto tuo? Ma non lo dicono perché ti vedono piccolina così. D'altronde ricordiamo che Rhaenyra è una Targaryen, Rhaenyra è un drago, Rhaenyra lì è utile, ma non la vedono ferma. Succede anche quando lei vuole andare a parlare con Alicent. Ora, lei inizialmente non era proprio sicurissima di voler andare a parlare con Alicent, è stata Rhaenys a convincerla o comunque a metterle un po' la pulce nell'orecchio. Quindi nel momento in cui lei sparisce, perché nella quarta puntata tutti quanti infatti dicono: dove cazzo sta questa? L'unica che può saperlo è Rhaenys. Anzi, sono due le persone che possono saperlo: Rhaenys e noi qua fuori, lo spettatore, ma le persone del concilio no. Ed è quello, capito? Perché lei sbaglia in questo, cioè tu perché non dici al tuo concilio: io voglio andare a parlare con Alicent, voi intanto che state qua fate ABC, io cerco di fare quest'ultima cosa che mi è rimasta da fare, se poi non è, raga, è guerra, dammo fuoco a tutto. Oppure, se non lo vuoi dire ai consiglieri, prendi Jace, prendi Rhaenys, prendi Bella e gli dici: raga, devo andare a fare sta cosa, è top secret, voi intanto fate ABC così il consiglio sta tranquillo. Invece no, lei non delega, lei non dà ordini, lei se ne va. E questa cosa qui mi ha fatto molto piacere per il fatto che quello di cui io mi sono lamentata fino ad adesso su Rhaenyra, nell'ultimo video che ho fatto, è stato il fatto che io non ritrovavo in questa Rhaenyra che mi stavano facendo vedere la Rhaenyra della prima serie, la Rhaenyra piccola, quella sfrontata, quella che comunque di base è una persona che tende a fare comunque quello che per lei in quel momento è più importante e non pensa alle conseguenze. E qui l'ho rivisto, tant'è che infatti mi ha fatto tanto piacere quando Jace le dice, cioè il modo in cui Jace la confronta in inglese, io non so in italiano com'è, ma in inglese, cioè, Harry Cole è stato bravissimo, perché proprio si sentiva il fatto che dici: dove stavi? Perché non ci dici un cazzo? Che idea di merda è andare a King's Landing? Che ci sta! Lei poi spiega, puoi essere d'accordo come non puoi essere d'accordo, ma ti fa vedere comunque che questo comportamento di Rhaenyra può essere potenzialmente un problema. E effettivamente, cioè, per come era comunque caratterizzata nella prima serie, era il tratto che un po' tipo a me spaventava di più di lei. E vedere che comunque adesso stiamo messi così, mi chiedo che cosa succederà quando poi succedono altre cose, cioè nel senso, se la guerra va avanti, lei come la prenderà poi? Quindi è stato molto molto interessante. Invece appunto vediamo Aegon vediamo che invece, pur essendo uomo, non se lo caga nessuno, non ha proprio il rispetto di nessuno a quel tavolo, manco di sua madre. E perché? Perché come Rhaenyra non lo ritengono all'altezza.
E quali sono i motivi per cui Aegon non lo ritengono all'altezza? Quello che ho già comunque, di cui già avevo accennato, mi pare nella prima puntata, ossia Aegon è un ragazzo che non è preparato, non è risoluto. E questo anche perché, cioè comunque Aegon non è stato cresciuto per essere un re. E qui si vede tutto. La cosa che però mi ha fatto piacere sul personaggio di Aegon è stato che lui semplicemente vorrebbe che le persone lo coinvolgessero in quello che sta accadendo. Cioè non è che vuole imporre la sua visione su di loro, però proprio essere sovrastato, che lui deve stare lì a fare la bambolina, non gli sta bene. Il problema però è che tutti lo ignorano. Nel momento in cui lui si vuole imporre o vuole dire la sua, tutti gli ridono sotto i baffi, roteano l'occhi, si girano. Quello che noi vediamo è una vita speculare tra i due fratelli Targaryen nei loro concili, a livello sia comunicativo che relazionale. Cioè, abbiamo questi due che non riescono proprio a comunicare con il loro concilio. Abbiamo Aegon ci prova, ma che viene deriso. Rhaenyra invece, che viene richiesta la sua idea, ma lei invece scappa, cioè va sempre, si rinchiude sempre nei suoi pensieri e in quello che per lei in quel momento è più importante. Quindi insomma è stato molto interessante vedere questa dicotomia, perché comunque cioè la guerra è tra di loro, quindi mi piace quando due fazioni hanno questi tipi di situazioni a specchio. Secondo me è geniale il fatto che stanno comunque settando due concili che alla fine si comportano in modo simile per motivi ovviamente diversi. Parlando di Rhaenyra nello specifico, in queste puntate salta fuori una cosa che a lei a quanto pare potenzialmente dà fastidio, e anche in questa non è diversa da Aegon. Lei ha paura di sembrare debole. C'è questo pezzo nella terza puntata, quando lei e Missaria stanno parlando di Seasmoke. Praticamente si sta parlando del fatto che Rhaenyra è stata salvata da Ser Erric grazie al fatto che Missaria è tornata indietro, e quindi Rhaenyra si chiede, o le va a chiedere: vorrai una ricompensa da sta cosa, no? Cioè dopo che hai fatto questa cosa. E lei risponde che quello che vuole adesso è rimanere a Roccia del Drago. Quello che però Rhaenyra si chiede e le chiede è: perché questo cambiamento di rotta? Cioè prima Missaria aveva detto tranquillamente, proprio apertamente, che voleva tornare a Pentos. E Missaria risponde che il motivo focale per cui lei vuole rimanere con Rhaenyra è il fatto che comunque lei al momento crede in Rhaenyra. Perché? Perché Rhaenyra le ha mostrato compassione, merciful. Quindi Rhaenyra è merciful e lei dice: io vengo comunque da un contesto in cui sto con le persone povere, io conosco i problemi del popolo, e i nobili, soprattutto gli Hightower, non si curano dei nostri di problemi. Invece io vedo che una persona come te, merciful, quindi così compassionevole, potrebbe farlo. E Rhaenyra risponde in un modo strano, raga, cioè un modo che ho detto: cacchio, lei sta a fare un complimento figo, eh? Cioè, praticamente tutti i re vogliono essere ricordati come compassionevoli dalla loro gente, soprattutto il piccolo popolo, che sono i primi che si incazzano. Ma risponde: spero che tu non confonda la compassione con sottomissione. Io non lo so se come è stato tradotto in italiano, ma in inglese la parola che usano è pliancy. Quando tu fai pliancy vuol dire che ti stai piegando al volere degli altri, ti stai sottomettendo agli altri. E io qui insomma sono rimasta un po' stupita, perché comunque appunto, ripeto, cioè essere merciful è un grande complimento, soprattutto se a quello che lo riceve un re o una regina da parte di una del popolo. Invece lei risponde in questo modo, cosa che questa paura di sembrare debole torna anche nella quarta puntata. Quando lei ritorna dalla sua missione, non lo so, agente suora a Dragonstone, dice la frase: ah sì, che alcuni hanno preso la sua cautela nell'affrontare la guerra come debolezza, questo sarà la loro rovina. E poi infatti diceva: adesso io prendo Syrax e vado io a Rookrest. E questa cosa è interessante, raga. Lei sembra molto fissata sul fatto di non sembrare debole, e
io mi chiedo come potrà essere, come andando avanti poi nella guerra, come cambierà questo concetto, cioè lei come cambia se ha questo pensiero qui, dove quando anche una persona del popolo ti dice sei una figa, lei dice spero che non pensi che mi sto sottomettendo a te, no, ma nessuno ti sta dicendo questo. Quindi è stato molto interessante. E questa caratteristica di sembrare deboli è una caratteristica che per l'ennesima volta Rhaenyra ha in comune con suo fratello Aegon. Anche Aegon nella terza puntata dice che voleva accompagnare Cole e il suo esercito nelle terre dei fiumi, proprio per dimostrare che lui è forte e che diciamo che è spaventoso come gli altri Targaryen. E invece nella quarta, quando parla di a Larys del fatto che ora Daemon è ad Arrenal, quando chiede spiegazioni a Larys, Larys gli fa tutto un discorso, cioè del perché non è importante adesso Arrenal, e su diversi livelli, quindi tipo che ne so, cioè per politica non è importante, per posizione non è importante, comunque in castello che fa schifo non è importante. E Aegon quello che dice è, dice ok, ma cioè me le volete di ste cose, cioè io devo sapere come ci stiamo muovendo, perché se no sembro debole agli occhi dei miei alleati e dei miei nemici. Quindi insomma hanno delle caratteristiche simili, mi piace anche perché comunque, cioè loro sono fratelli e come abbiamo visto in A Song of Ice and Fire, tutte le casate hanno delle caratteristiche, comunque tra fratelli se passano e c'hanno. E quindi insomma questa caratteristica di non voler sembrare debole è una caratteristica comunque Targaryen, e mi piace il fatto che ci sia di nuovo questo specchio tra i due, quindi bello. Poi un'altra cosa che ho trovato molto interessante, soprattutto questo nella terza puntata, è stato quanto hanno introdotto gli sceneggiatori e puntano su quale team le altre casate decidono di supportare. Perché? Perché non è sempre detto che una casata sceglie di inchinarsi a uno dei due team perché necessariamente crede nel re o nella regina che stanno seguendo. O magari anche perché stanno onorando il giuramento che hanno fatto a Viserys quella volta lì. Anzi, ci stanno dicendo che molte casate, infatti abbiamo visto i Blackwood e i Bracken, si sono praticamente attaccati, cioè stanno seguendo la scia di questa guerra semplicemente per riportare, cioè per ridare fuoco alle loro faide interne. Il che è molto interessante, perché anche Rhaenys infatti ne parlava, cioè nel momento in cui uno vuole menare le mani, il motivo si trova, si inventa, cioè non è necessariamente il motivo vero. Infatti c'è questo discorso che fanno Rhaenys e Rhaenyra, che è molto interessante, cioè quando Rhaenyra dice ma la guerra è iniziata perché loro mi hanno preso il trono, Rhaenys le risponde, questo è uno dei tanti motivi, ma potrebbe anche essere, che ne so, tipo quando Aemond ha ucciso Luke, oppure potrebbe essere iniziata quando Rhaenyra la crudele ha mandato ad uccidere il figlio di Aegon, o ancora potrebbe essere iniziata nel momento in cui Luke ha tolto l'occhio a Aemond. Quindi in realtà il punto non è cosa è successo veramente, quello lo sappiamo noi, dice Rhaenys, ma tutto il resto del popolo poco gliene frega, cioè nel senso, se loro hanno motivo di voler far guerra, qualsiasi motivazione che ci sarà tra di noi, cioè qualsiasi cosa che noi facciamo, potrà essere usata come scusa. E questo è molto comunque, cioè è interessante da un punto di vista anche sociologico, perché è vero, cioè non è che a tutti frega effettivamente perché sta succedendo la guerra, se c'è un mio tornaconto, io mi attacco al carretto, capito? Nel senso, io mi metto sul carretto che penso mi possa essere più utile, ma non necessariamente perché credo nella causa di Rhaenyra o nella causa di Aegon. E questo anche ci fa capire perché nel futuro, proprio come, per come è strutturato anche Fire and Blood, abbiamo così tante versioni diverse comunque di quello che effettivamente è successo. Quindi è molto, molto interessante, perché comunque la storia funziona così.
E io adoro che George Martin porti tutto questo realismo all'interno della sua opera, che nella serie di House of the Dragon stiano riuscendo a portare proprio queste visioni che lui ha nel libro. Molto spesso, a volte, il motivo perché sono iniziate le guerre va più nella leggenda, cioè, ma anche nella prima guerra mondiale, cioè la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma in realtà non era quello, capito? È stato il pretesto, ma poteva succedere qualche altra cosa. E è interessante perché effettivamente è quello che poi verrà tramandato, ma non è detto che quello che è scritto o il motivo sia quello vero. Sì, il realismo che riesce a portare comunque George Martin lui su carta e che in House of the Dragon stanno riuscendo a portare su pellicola ti fa proprio provare quanto sia reale il mondo, e che è la cosa più bella dei fantasy, nel senso quando c'è un mondo che effettivamente funziona e che sembra reale, è molto più approcciabile, quindi molto bello. Questa cosa qui, però, il fatto a nessuno interessa il motivo vero, porta anche a un altro tema importante. È un tema importante non tanto all'interno del libro, quanto per noi che guardiamo, perché dobbiamo ricordarci che nessuno dei personaggi coinvolti nella serie è onnisciente. Cioè, siamo noi, per esempio, che sappiamo che Aemond ha ucciso Luke per sbaglio. Ma lui, se torna a casa e dice a Alicent: "No, io l'ho fatta apposta", Alicent poi andrà a raccontare: "Ma Aemond, sai com'è fatto? Fa così perché si è incazzato perché gli hanno tolto l'occhio." Ed è quello, e secondo me la bellezza di questa serie, che di nuovo mi ricorda tantissimo A Song of Ice and Fire, è il fatto che ogni personaggio va preso e anche, secondo me, anche sviscerato, nel senso va studiato in base a quello che sa in quel momento. Per esempio, una cosa che insomma, di cui molti si sono lamentati alla fine della terza puntata è appunto quando Rhaenyra si traveste da suora e va a cercare di parlare con Alicent, e molti insomma dicono: "Ma com'è possibile? Che cosa volevi ottenere? Ma come mai?" Ma se ci pensate, in realtà, dal punto di vista di Rhaenyra, pensa che Alicent abbia messo Aegon sul trono perché appunto voleva rubarle il trono. Praticamente, cioè, le dà comunque una concezione, cioè, se lei ha avuto tanto potere da mettere lui lì sopra, vuol dire che la gente la ascolta. Lei non lo sa che poi Alicent ha altri tipi di problemi all'interno del suo concilio. Stessa cosa quando Rhaenys comunque le propone di andare a parlare con Alicent, è perché lei dice: "Ci ho parlato con Alicent, lei mi dice che, cioè, mi aveva detto quella volta che lei la guerra non la voleva fare, quindi è l'unica con cui noi ci possiamo interfacciare." Perché non lo sai se magari puoi anche andare a parlare con qualcun altro. Quindi è molto interessante, è sempre importante ricordare che i personaggi non sono onniscienti, noi sappiamo tutto, loro non sanno assolutamente niente, stanno nella loro bolla, anche perché non hanno internet, quindi non possono sapere, e prendono decisioni e si comportano in un determinato modo proprio per quello che sanno loro in quel momento. E secondo me è importante ricordarlo, quindi un tema che mi è molto caro. Poi mi piacerebbe parlare di Aegon. Aegon è il personaggio che per ora io sto preferendo, cioè è il mio personaggio preferito. Però faccio un alert: quando io dico che Aegon è il mio personaggio preferito, non vuol dire necessariamente che io sono d'accordo con tutto quello che fa, dice o pensa, né tantomeno voglio dire che la sua storyline è la più interessante. Parlo proprio da un punto di vista di personaggio, struttura del personaggio. Come sapete, io amo scrivere i libri, questi qui mi piacciono proprio soprattutto perché sono con i POV, quindi io posso entrare nella testa del personaggio e capire il personaggio. E Aegon è un personaggio veramente sfaccettatissimo, molto molto interessante, con un attore che sta facendo un lavoro perfetto su di lui. Porta ogni singola stratificazione, è possibile vederla anche soltanto tramite uno sguardo dell'attore, quindi incredibile, bellissimo. Anche per questo io consiglio di guardare la serie in inglese, perché il modo in cui Tom usa la voce
usa insieme all'espressione è molto molto ti colpisce tantissimo. C'è il pezzo, quello appunto quando dice: ma io, cioè, dovrei saperle queste cose. Ma vedrete che lui proprio la recita come se, cioè, proprio, cioè, non è che dici tu me lo devi dire, brutto stronzo, ma è: cioè, vi prego, raga, cioè, prendetemi in considerazione, cioè, ditemele le cose, perché sennò io sembro un coglione, cioè, capito? La dice così. I need to be informed of these things if I am to make informed rulings. I will not be made to look a fool in front of my allies and enemies. Aaron Hall must wait. Ho sentito il suo doppiaggio, non mi piace il doppiaggio di Aegon. E secondo me si perde tutto il lavoro che Tom sta facendo su Aegon. E porta ovviamente a renderlo più bidimensionale e probabilmente anche più antipatico di quello che dovrebbe essere. Quindi io vi consiglio di guardarla in inglese almeno una volta. Ogni volta che io vedo Aegon, vedo comunque la sua difficoltà nel cercare di imporsi, ma allo stesso tempo essere amato dalle persone che lui ha intorno. Perché Aegon in realtà vuole essere un bravo re. Cioè, nel momento in cui Alicent gli dice che lui non sarà mai la metà di quanto è stato Viserys. Cioè, non è una cosa che lo fa incazzare, è una cosa che lo delude di se stesso. Il problema fondamentale di Aegon è che Aegon non è preparato per fare questo mestiere. E non è necessariamente colpa di Aegon. Cioè, in alcuni tratti sì, in realtà, ma in altri no, perché lui comunque è stato cresciuto con la cosa, cioè con proprio la convinzione che lui sul trono non ci sarebbe mai salito, era considerato molto meno rispetto alla sorella, e questo insomma lo porta a essere anche. Poi lui è anche una persona che non è che è interessato alla cultura, quindi sicuramente a meno che tu non lo forzi, lui non è che se va a leggere due libri. E poi non solo, ma tu non l'hai mai messo, Viserys, cuoro, non l'hai mai messo in situazioni in cui poteva imparare. Nella prima serie, quando Rhaenyra è piccola, noi vediamo che sin dalla prima puntata, anche quando lei non era l'erede, che lei era lì nel consiglio ristretto a fare da coppiera. Quella cosa lì è importantissima. Infatti, quando anche i figli dei Lord andavano a fare i protetti nelle altre casate, una delle loro funzioni era proprio il coppiere. Perché? Perché sei tra gli adulti che parlano di politica e tu, ascoltando, puoi imparare e farti una tua idea. Aegon questa cosa non ce l'ha mai avuta. E anche dobbiamo pure ricordarci che Aegon non voleva essere re, cioè proprio non era assolutamente una delle sue mire, non aveva questa ambizione. Lui è stato preso letteralmente un giorno, messo in carrozza e portato a diventare il re. Si è convinto quando ha sentito che la gente esultava della sua incoronazione, perché lui, e anche in questo Tom è stato bravissimo, nel momento in cui lo nominano, non guarda il pubblico, non guarda i cittadini. Nel momento in cui cominciano ad applaudire, lui si gira ed è lì che si convince, perché dice: cacchio, quindi mi volete bene. Aegon vuole delle persone che gli vogliano bene. E diciamo che questa voglia di riuscire comunque a imporsi nel suo essere re e la sua voglia di essere amato dagli altri è correlata a una fortissima emotività, che spesso lo porta a fare scelte de merda. Vero, perché ogni volta che toppa è perché prende una decisione di pancia e è automaticamente sempre quella sbagliata, perché è dettata dalla rabbia, non è una cosa pensata, cioè non è che lui dice: ah, adesso io farò questo perché farò così. No, è proprio dice: io me voglio vendicare, quindi mi vendico, non mi frega un cazzo di niente. Il problema arriva proprio lì, cioè nel momento in cui tu comunque sei in una posizione di comando, tu devi pensare a tutte le conseguenze del caso, perché sennò potresti far casino facilmente. Questa cosa, ovviamente, agli occhi dei suoi consiglieri, agli occhi del suo popolo, lo fa sembrare un re irresponsabile, e quindi si va a creare un circolo da cui è difficile uscire, perché lui vuole fare del suo meglio, ma la gente pensa che, cioè, che sia stupido, quindi non gli danno credito. Allora lui che fa? Si incazza perché non mi danno credito, il suo incazzamento lo porta a fare una cazzata. E sta cazzata poi è proprio il motivo per cui non ti davano retta all'inizio. E questo spirale lo porta comunque lui a odiarsi sempre di più, perché dovunque sbatte la testa sbaglia. E il problema è che nessuno lo guida. Nessuno lo guida, a nessuno interessa guidarlo, vogliono che sta lì fermo. Qui infatti passo un attimo ad Alicent. E
E questo, insomma, cioè, se ci pensate, cioè, è brutto sentirselo dire. Cioè, probabilmente se Aegon fosse stata una donna e gli avessero detto siediti e fai il carino, tutti quanti avremmo detto oddio! Ma qui stanno a fare la stessa cosa, cioè non è perché Aegon è maschio, allora questa cosa è più accettabile se gli viene detta. È brutto sentirsi dire come persona, tu ti abbiamo messo sta corona, stai lì, siediti, fai il caruccetto perché ci pensiamo noi adesso. Cioè, è brutto. Questa cosa infatti gli viene detta molto a brutto muso da Alicent. Alicent è un personaggio, voi sapete, che io mi piace tantissimo. E una cosa che mi piace, anche se è in senso negativo, è anche quando un personaggio perde il mio favore. Mi è capitato tantissime volte guardando comunque una serie o anche leggendo il libro, per esempio Tyrion, mi è successo questo, che magari mi parte un personaggio a stecca, poi scopro delle cose che mi fanno fare non sono più tanto convinta. La cosa di Alicent è proprio il rapporto che lei ha con i suoi figli, che ovviamente deriva dal rapporto che lei ha con suo padre. Cioè, lei comunque è stata cresciuta in un modo molto freddo, in un modo anche che le cose ti venivano dette anche dirette, senza cercare di capire il figlio o la figlia come viveva la situazione. Quindi lei non può comportarsi in modo diverso effettivamente, cosa che invece vediamo con Rhaenyra. Cioè, Rhaenyra è un'ottima mamma, ma perché Rhaenyra aveva un papà come Viserys che l'ha difesa sempre, l'ha aiutata sempre, ha sempre cercato di farla stare a suo agio, di farla stare felice, e questo lei ovviamente lo riversa sui suoi figli. Alicent questa cosa non la fa, ha delle relazioni molto disfunzionali con tutti i suoi figli. Abbiamo Daeron, cioè il fatto che Daeron non venga nominato potrebbe nascere appunto da un problema di ce lo siamo scordati, ma in realtà loro se la potrebbero giocare anche in un determinato modo, cioè ok, non è qui, Alicent non è una mamma che ha bisogno di scrivere a suo figlio per sapere come sta, cioè quando arriva qui gli parlerò, poi per il resto si faccia la sua vita. Poi ci abbiamo quella con cui lei, a cui lei sta più appresso, è Elena. Ma Elena perché? Perché Elena è anche una ragazza, e questo sicuramente la porta a pensare che è più avvicinabile, ma in realtà Elena è proprio, cioè, non la capisce, non la può capire, e è proprio difficile capire Elena. Quindi comunque anche lì, che è quella a cui lei dà più attenzione, in realtà non sta facendo niente perché non conosce sua figlia. Con Aemond lei ha paura di Aemond, quindi non si confronta con suo figlio, lo lascia fare, che non va bene, ancora tu come madre dovresti un po' riacchiapparlo. Invece non gli dice assolutamente niente, anzi nella versione inglese quando parla con Rhaenyra a un certo punto arriviamo che dice a Rhaenyra: tu lo sai che cos'è Aemond? Quindi vuol dire che lei c'ha proprio paura di Aemond. Che rapporto puoi avere con sto figlio se pensi di non potergli dire nulla? E poi arriviamo a Aegon. Aegon in tutto ciò, che è l'unico che in realtà va a ricercare apertamente l'amore della mamma, perché ogni volta che la vede gli dice: che devo fare, mi vuoi bene? Lei lo tratta proprio a pesci in faccia. Il discorso che lei gli fa in quel momento è molto cattivo in realtà, perché lui in quel momento lì non è che ha detto: mi devono ascoltare e devono fare quello che dico io. Quello che Aegon diceva era: sono re? Mi avete fatto re? Ditemi, cioè rendetemi partecipe di quello che fate, se no io che cazzarola ci sto a fa qui? E invece Alicent fa una cosa molto interessante, perché Alicent ora, sapendo che ha toppato, quindi col fatto che ha sbagliato Aegon, lei ora questa sua rabbia che sicuramente prova verso di sé, come sempre, la butta verso gli altri. In questo caso Aegon. E infatti gli dice: no, tu non sarai mai bravo come tuo padre, tu, cioè, sei una sega, sei una pippa, però nessuno ha l'idea, cioè nessuno ha quella piccola idea di dire: ok, magari ci mettiamo qui un attimo, sentimi a me, io ti chiedo tu che ne pensi, però tu impara, Aegon. Nessuno lo fa, e questo fa sentire Aegon sempre più sconsolato, cosa che infatti gli fa prendere poi l'idea di andare a combattere con Sunfire. Niente, quindi io Tom adoro, bravissimo, e mi dilungo su di lui semplicemente perché io vedo che viene
definito nella fandom come un psicopatico, un sociopatico, cioè proprio tutte descrizioni che con Aegon non hanno assolutamente niente a che fare. Viene paragonato a Joffrey, viene paragonato a Ramsay, cioè nel senso, adesso Aegon è sicuramente un personaggio che ha dei tratti discutibili, ma fino ad ora non è un personaggio che si diverte a far del male agli altri. È un personaggio che prende decisioni troppo portate dalla pancia e si butta e fa cagate in continuazione, ma non è un personaggio che poi dopo non gliene frega niente di questi errori che fa. Lui ci rimugina e si odia per questo. È molto interessante questa cosa, anche perché un personaggio psicopatico di solito è un personaggio molto manipolatorio. E lui non avrebbe, se fosse una persona psicopatica, Egon, sarebbe molto più in grado di manipolare le persone intorno a lui. Cioè, lui molto probabilmente piacerebbe se fosse psicopatico, proprio perché gli psicopatici piacciono. O anche lo psicopatico non prova emozioni, lui finge di provarle, quindi sa che cosa vuol dire essere triste e fa finta di essere triste, ma non sente la tristezza. Egon invece è proprio al contrario, Egon sente tutto e il motivo per cui non è sociopatico è proprio il fatto che lui non è che se tu ti metti contro di me, quindi tizio del concilio, io ti prendo e ti faccio scuoiare e mi diverto mentre succede. Non è che è una persona che si diverte come si chiamano, dei problemi altrui, anche perché se no non gli fregherebbe nulla di dare la pecora al tizio che ha perso la pecora o di pagare i suoi cittadini se gli fanno un servizio. Con questo non voglio dire che non ci siano errori dalla sua parte, ma la cosa che mi dispiace è che si usano delle parole che non sono giuste per descriverlo. Ci sono tra di voi degli psicologi, diteci se effettivamente Egon sembra un personaggio psicopatico e sociopatico, fateci sapere, perché per me, onestamente, per quello che io so di psicopatia e sociopatia, non mi sembra assolutamente il tipo. Quindi, mi sono dilungata proprio perché, mi dispiace che passa come un personaggio che non è. Allora, come dicevo all'inizio del video, io ho amato il terzo episodio, proprio ma tantissimo. L'unico problema che ho con questo episodio è il finale. Però prima di dirvi perché ho questo problema, devo fare devo dire un'altra cosa. Allora, praticamente, il punto qual è? Che quando si tratta di Team Green e Team Black, voi sapete che io sono una sostenitrice del Team Green, ma quando io dico di essere una sostenitrice del Team Green non vuol dire che io voglio che il Team Green vinca, ma che il Team Green è il team più bello, cioè a me piace di più, mi piacciono di più le dinamiche, mi piace di più la loro storia, mi piace di più i personaggi che ci sono all'interno. Cosa che invece sto facendo fatica con il team Black. Perché? Perché io col team Black sono d'accordo, nel senso, se tu sei quella che Viserys voleva che fosse la sua erede, è più che giusto che vada lei. E non è giusto che tu, solo perché sei donna, non lo puoi fare. Però, il punto che non mi fa piacere tantissimo il Team Black è un po' il piattume che io vedo nella loro caratterizzazione. Soprattutto nei primi due episodi. Già ne ho parlato negli altri due, ma qui devo ripeterlo. Il problema è che Rhaenyra è troppo buona. Cioè, proprio è troppo buona. Non ha, sembra quasi in quegli episodi quasi non avere difetti. Subisce tutto, è proprio in balia degli eventi. Ha proprio questa cosa che appunto le hanno rubato il trono, ha perso il padre, ha perso la figlia, ha perso il figlio, mo la fanno anche passare per un'ammazzatrice dei bambini, ma lei in realtà non c'entra niente, quindi in realtà lei sta passando proprio come molto molto buona. E ho temuto che andando avanti si ripresentasse sempre lo stesso schema. Invece questa cosa qui fortunatamente mi si è un po' rialzata nella quarta puntata, nel momento in cui Rhaenyra torna a Dragonstone, abbiamo rivisto una caratteristica che era, diciamo, quella più, per quanto riguarda me, insomma, fastidiosa, ma anche
discutibile di Rhaenyra, che è il fatto che comunque lei gira e rigira tende a concentrarsi solo su quello su cui Rhaenyra si vuole concentrare e non coinvolge gli altri, non dice niente agli altri. E questa cosa qui mi è piaciuta molto vederla dal punto di vista di Jace. Cioè questa cosa qui è interessante perché questa caratteristica una regina tendenzialmente non dovrebbe avere, perché non devi mai vedere il tuo di interesse personale rispetto a quello del tuo circondario. Qui è uguale, come dicevo all'inizio, se lei non coinvolge le persone del suo concilio, manco la sua stessa famiglia, lei sta a fare il cazzo che le pare. Tu però in una guerra non ti puoi permettere di farla questa cosa. Finalmente ho rivisto una Rhaenyra che mi era piaciuta nella prima serie, cioè una caratteristica di Rhaenyra che per quanto io non sopporti, trovo comunque che le dia spessore come personaggio, che le dia comunque un taglio e che mi fa chiedere, cacchio, ma nella guerra se lei continuerà a far così, per come si metteranno le situazioni in generale, come la prenderà questa Rhaenyra X situazione? Ora me lo chiedo, prima avevo paura che lei venisse dipinta proprio come una martire. Invece questa cosa qui mi dà un po' di speranza. Anche perché ricordiamoci, raga, che cioè essere la legittima erede al trono non vuol dire purezza. Cioè, non è che se tu sei re o regina vuol dire che sei un essere puro, un essere incredibile. È semplicemente che è un tuo diritto. È un tuo diritto, ma il diritto non vuol dire che tu sarai una bravissima regina o una regina di merda. Cioè, dipende. Quindi dobbiamo allontanare la cosa del trono uguale purezza e avevo paura che stessero rifacendo lo stesso errore che avevano fatto con Daenerys nel Trono di Spade, dove l'avevano fatta pure vestita di azzurro a fare la Madonna amata da tutti i popoli, quando insomma nel libro è leggermente diverso. Quindi avevo paura che stessero ritagliando Rhaenyra su questa scia qui. Fortunatamente non è così, sono contenta di questo piccolo accorgimento che mi fa ben sperare. Sempre parlando di altissima, purissima, levissima Rhaenyra, arriviamo al momento in cui Rhaenyra si maschera da suora nella terza puntata e va da Alicent. Questo finale mi ha lasciata molto interdetta quando l'ho visto, ma non solo per proprio la scelta, insomma, di l'ennesima volta che uno del team Black va a infiltrarsi dentro a Prodo del Re, è il fatto che a un certo punto io ho temuto tantissimo che si cominciasse a ritagliare un po' una situazione che era tipo le donne non vogliono la guerra, invece gli uomini cattivi e stupidi, loro sì, perché sono uomini. Questa cosa qui temevo, perché noi abbiamo visto, appunto nella terza puntata, Rhaenys che non vuole la guerra, Alicent non vuole la guerra, Rhaenyra non vuole la guerra, invece tutti gli uomini intorno a loro vogliono la guerra. E io questa cosa qui non la sopporto, per me la parità deve essere in tutto, quindi nel senso ci sono donne che vogliono la guerra, donne che non vogliono la guerra e ci saranno sicuramente uomini che vogliono la guerra e uomini che non vogliono la guerra, quindi avevo paura, insomma, che si stesse delineando un po' questa cosa. Cioè, voglio dire, ci sta che comunque Rhaenyra non voglia subito utilizzare i draghi, anche perché si sa che se i draghi si scontrano, i draghi muoiono e loro non possono permettersi comunque di perdere i draghi. E poi comunque, nel senso, dopo quant'erano 60 anni, 70 anni di pace, nel senso non vorrei proprio iniziare io a portare guerra, quindi io capisco che lei vuole, che vuole andare insomma a parlare con Alice. Però su questo scambio qui che loro hanno, io ho i miei dubbi, perché in realtà dipende molto da come andrà. Cioè, se far sapere ad Alicent il fatto del principe promesso rimane così solo per farglielo sapere, per ridirci per l'ennesima volta a noi che è Rhaenyra la legittima erede, cioè abbiamo capito, nel senso è l'ennesima volta che vogliono di nuovo santificarla. Ma qual è il punto, secondo me, per cui invece questa cosa, questa scena potrebbe essere utile? È il fatto che se Alicent adesso sa del principe promesso, Alicent adesso, abbiamo visto nella quarta puntata,
sta facendo delle ricerche riguardo al principe promesso, ha ripreso tutti i libri. Laris ci fa anche sapere che non è una cosa che di solito Alicent fa, quindi vuol dire che lei sta facendo delle ricerche. Questa cosa subito mi ha collegata a Rhaegar. Rhaegar sappiamo che era cresciuto sapendo, pensando di essere il principe promesso. Ma a un certo punto lui, facendo ricerche su ricerche, ha fatto questa ennesima ricerca, perché lui comunque amava studiare, a questa ennesima ricerca a un certo punto dicono inspiegabilmente questo cambio idea. Cambio idea, disse una cosa sulle righe, tipo non sono io il principe promesso, gli dèi mi hanno creato per essere un guerriero, non sono il principe promesso, ma mi serve che il drago abbia tre teste. E che cos'è questa pergamena che gli ha cambiato la vita? Cioè, che cosa è successo? Cosa hai letto, Rhaegar? Dicci che cosa hai letto. E il fatto che adesso Alicent, che vive nella Fortezza Rossa, posto in cui Rhaegar scoprì esattamente questa pergamena di cui noi non sappiamo niente, mi fa ben sperare che magari Alicent nelle sue ricerche incapperà proprio in questa storia del drago a tre teste. Cioè, perché Rhaegar cambia idea? Perché ha cambiato idea sul fatto che non era lui, ma che però gli serviva un drago, perché lui era un guerriero. Quindi, se loro la buttano su questa cosa, in realtà a posto, cioè benissimo, perché ci farebbe capire ancora cose in più sul principe promesso, che ancora non è che è chiarissimo, cioè soprattutto da un punto di vista, se poi prendi anche il libro. Quindi in realtà sarebbe molto interessante vedere cosa scopre Alicent. Se invece però Alicent non scopre niente, non legge più, allora sarà semplicemente l'ennesima scena in cui Rhaenyra è santona e io sto finendo sul non sopportarla più, lo giuro. Passiamo a qualcosa di molto molto chiacchierato, ossia la battaglia di Rookrest. E nella battaglia di Rookrest, allora, intanto fatta benissimo, bellissima, mi è piaciuto tanto il combattimento. Allora, io, voi sapete, non sono proprio una grande fan dei draghi, cioè nel senso, è uguale, quando non ci sono io non ne sento la mancanza, quando invece ci sono, perché ci devono stare, top. Cioè, è stato molto bello ed è stata anche la prima effettivamente battaglia che noi vediamo tra draghi, perché non l'abbiamo mai vista. E nel Trono di Spade mi rifiuto che quelle ombre nel cielo, che a quanto pare erano, mi pare, Jon con Rhaegal, fosse una battaglia tra draghi. Ma invece Rookrest è stata molto bella. Parliamo dei draghi e i loro rider. Allora, comincio con Aegon e Sunfire. Allora, io intanto ho adorato, cioè raga, io Sunfire mi ha ricordato il mio cane. Quindi niente, io ho sempre detto che amavo Caraxes. Bellissimo rimane Caraxes, ma io la dolcezza e tenerezza che ho provato nel vedere Sunfire è una cosa che mi fa superare qualsiasi... A me poi, se mi muovi a tenerezza, mi hai conquistata. Quindi io Sunfire l'ho amato. L'ho trovato anche molto bello, perché proprio sembra veramente che risplende, cioè luccica. Quindi molto carino, un design molto elegante. E mi è piaciuto tantissimo anche il rapporto con Aegon. Cioè, non lo abbiamo mai visto Sunfire prima con Aegon prima di questo, ma semplicemente con la musata noi abbiamo capito intanto appunto che Sunfire è piccolino, cioè si vede che è giovane rispetto agli altri draghi che abbiamo visto, e abbiamo visto quanto vuole bene ad Aegon. E questo appunto, tipo, a me che mi piace Aegon, dico, finalmente un cristiano, cioè comunque un essere vivente che ti vuole bene, finalmente amore, dovresti passare più tempo nelle Dragon Pit cortesemente, così magari sei più felice. Allora, qui la cosa che Aegon fa è che appunto va a prendere Sunfire, perché per l'ennesima volta si sente comunque che la gente lo ritiene scemo, lo ritiene inutile, e quindi lui che cosa vuole fare? Vuole reclamare il suo posto, perché non si tratta neanche del suo trono, ma si tratta proprio del suo posto all'interno del suo concilio, tramite quello che conosce meglio, cioè Fire and Blood. Cioè, d'altronde i Targaryen, si sa, si prendono quello che vogliono. E quindi lui scende in battaglia contro Melis. Cosa che in realtà Aegon aveva già provato a fare nella terza puntata, però in questa puntata Aegon viene fermato da un personaggio molto interessante, nel senso, incappa in un incontro particolare, cioè Laris.
Laris, che sì, nella terza puntata ferma Aegon dall'andare in battaglia a seguire Cole e gli tira fuori due discorsi molto importanti in realtà, soprattutto per come poi va a finire Rookrest. Allora, intanto gli dice che effettivamente, cioè, l'idea che lui ha, Aegon, di andare a combattere, a buttarsi in battaglia, non è un'idea scema, perché per le persone, per il popolo, per i suoi cittadini, vedere che il re scende in battaglia è una grande cosa, cioè loro proprio si hypano perché il mio re è sceso in battaglia, il mio re sta combattendo la guerra per salvarmi, cioè quindi tu diventi una sorta di eroe agli occhi della tua gente, che quindi prendi anche più consenso, nonostante far scendere in guerra il re, soprattutto all'inizio, non è una mossa intelligente, perché se tu perdi il re è finita, soprattutto ora che Aegon non ha neanche l'erede. Quindi in realtà è una mossa molto impulsiva. Però agli occhi della gente tu diventeresti un eroe. Ma cosa gli dice anche Laris? Che però è vero che c'è gente che dice che avremmo... cioè magari tutti comincerebbero a fare «Oh, figo il re, fantastico!» Ma avremmo anche una parte che invece bisbiglia il fatto che «Ma se il re va in guerra alla prima battaglia e il re ci muore, ma non è che il concilio l'ha convinto per andare in battaglia così che ce lo perdiamo e poi dopo possiamo mettere sul trono la regina reggente insieme magari al fratello Aemond, che si sa, come disse Aemond, per citarlo, che sa la storia, la filosofia e che è il più grande guerriero che ci sta adesso a Prodo del Re, che poi cavalca Vhagar». Questa cosa a cui Aegon non ha pensato, quindi il concetto qui gli sta comunque inserendo Laris a Aegon il tema delle cospirazioni, e vediamo che Aegon proprio non ci ha pensato, sia perché politicamente questa cosa qui per lui è difficile capirla, nel senso non ci pensa subito, ma anche perché non pensa, cioè evidentemente fa fatica lui a pensare che i suoi consiglieri gli vogliano fare del male, o che appunto sua madre o suo fratello, quindi la sua famiglia, gli voglia fare del male. Cosa che in realtà poi sarà molto utile per il dopo, per la fine di Rookrest, insomma, cioè, o almeno la fine di Aegon in Rookrest. Poi abbiamo Melis e Rhaenys, che hanno fermato Rhaenyra dall'andare a combattere a Rookrest. Quindi Rhaenyra stava facendo esattamente quello che ha fatto Aegon, quindi voglio dimostrare di essere forte ed è per questo che voglio andare io con Syrax. Ma Rhaenys la ferma dicendo, introducendoci un tema importante, ossia quello anche della come si chiama? dell'esperienza sia del drago che del rider. Infatti è innegabile che Melis sia più grande rispetto a cioè sia più anziana rispetto a Sunfire, e che Melis ha anche avuto altri rider, quindi comunque ha avuto, diciamo, un'altra vita rispetto a quella di Sunfire, che invece è nato con Aegon e è il suo drago. Quindi diciamo che è importante, quando si tratta pure di guerra tra draghi, capire chi ha esperienza. Poi ci sono Aegon e Vhagar. Allora, Aegon ho visto nella fandom che questa scelta di far attaccare Aegon, cioè di far attaccare cioè che Aemond cerca di uccidere Aegon, non è stata apprezzata, perché c'era chi faceva no, Aemond non l'avrebbe mai fatto. Oddio, raga, nel senso, io posso dire, anche in Fire and Blood comunque la scena del combattimento non è proprio chiarissima, nel senso, tu hai sì Sunfire che si è attaccato con Melis che ha bloccato Sunfire per il collo, ma Vhagar gli è piombato sopra a tutti e due, cioè nel senso, non è che dici Vhagar liberò, cioè cercò di liberare Sunfire ma era troppo che ne so, ferito per volare, quindi è caduto. Cioè, comunque è sempre stato il fuoco di Vhagar che ha ferito Aegon. Quindi,
In realtà poi, per come loro hanno montato il personaggio di Aemond, che comunque è un personaggio che, vediamo, non vuole assolutamente sembrare vulnerabile, vuole sembrare il più forte, e non solo quello, ma si crede anche il più forte. In realtà, per me, questo attacco che lui ha fatto ad Aegon è più che sensato, e mi piace perché... mi ricorda anche in alcune cose Daemon. Allora, Aemon e Daemon sono molto simili come personaggi. E questa cosa qui si vede tantissimo, perché entrambi si credono migliori dei loro fratelli, che ora hanno la corona. Quindi sono due fratelli piccoli che si credono migliori dei fratelli maggiori. Nel caso di Daemon vediamo che comunque lui a quanto pare è una bussola morale, comunque, che ha dei limiti, no? E non ha mai ucciso il fratello. Lui voleva comunque l'approvazione del fratello. È proprio quello il grande problema di Daemon. Lui voleva l'approvazione del fratello e sentiva di non averla mai avuta. Ma non avrebbe mai ucciso Viserys. Aemond invece non gli interessa un cazzo di quello che pensa suo fratello di lui. E quindi è prontissimo, cioè nel senso, nel momento in cui si sente... comunque sovrastato da una figura che lui ritiene inferiore, lo sfonda. E infatti mi è anche piaciuto molto che vediamo che Aemond ha più problemi col fatto che ha ucciso Luke, ma perché è stato un errore, rispetto a aver attentato alla vita del fratello. Mi piace perché comunque si crea un personaggio che veramente sta diventando un nemico che potrebbe stare contro un personaggio come Daemon, e noi sappiamo che la loro cioè lo scontro loro è molto importante, no, per i loro personaggi. E è interessante vedere un personaggio come Aemon che si sta formando, e mi interessa anche molto il fatto che, se Aemon ha questa visione del fatto che se tu mi vieni contro io ti sfondo, cioè, e sarà interessante ora vedere cosa succede nel momento in cui l'erede è lui, quindi molto probabilmente, cioè anzi no, sicuramente sul trono ci si mette Aemond. Che politica attuerà? Sarà molto interessante vederlo. Quindi io in realtà le critiche a questa scelta qui non la capisco, non le condivido. Adoro quando i personaggi diventano più complessi. Una cosa sempre anche che mi chiedo di Aemond, adesso che diventa comunque il re, e del suo poco interesse per il prossimo, si vede anche durante la battaglia di Rookrest, e non soltanto quando lui attacca suo fratello, ma anche e soprattutto, penso, quando Vhagar tranquillamente brucia tutti i soldati che erano lì sotto, calpesta i soldati che erano lì sotto, ha ucciso il cavallo di Cole, che io ho pianto per il cavallo, sì, io piango anche per i cavalli e per tutti gli altri che sono morti, ma la cosa appunto è che il fuoco di Vhagar, il fuoco che è stato, diciamo, spinto da Aemond, non conosce bandiere, nel senso, lui ha ucciso chiunque nel campo di battaglia. È stata veramente d'impatto, secondo me, la scena quando Cole si sveglia, che aveva preso la botta in testa, va verso il corpo di un soldato, lo tocca e questo è incenerito. Cioè, proprio in quel momento lì, non lo so, io ho sentito proprio il vuoto, cioè ho detto, oh porca puttana. Insomma, mi aggiunge sempre ora sia l'aspettativa ma anche il terrore a sapere che ora Aemond diventerà comunque il principe reggente. Questa scelta di Aemond poi, del fatto che ha ucciso, cioè ha cercato di uccidere Aegon, si ripercuote, secondo me sarà interessante vedere se si ripercuoterà anche su Cole. Perché? Perché al concilio, all'ultimo concilio che abbiamo visto del Team Verde, è stato chiaro a tutti che Cole e Aemond si erano messi d'accordo per andare a prendere Rookrest. Però, nel senso, adesso a Rookrest è successa una cosa, nel senso, il re per poco non perde la vita. E quando Aemond comunque ha parlato del fatto che
lui e Cole si stavano sentendo per cioè loro da soli, tra di loro, non è che le persone nel concilio di Aegon erano d'accordo con questa cosa, cioè si guardano tutti come per dire: ma in che senso? Cioè, nel senso, ma perché questi se parlano? Cioè, e perché non ce lo dice? Però il punto è che Aemond fa talmente paura a tutti che nessuno osa dire nulla, cioè nessuno alza gli occhi al cielo come fanno con Aegon. E questo però, adesso che Aegon sta in questa situazione, con un piano che comunque era il loro e non era nei piani del concilio, mi chiedo se comunque avrà delle ripercussioni sulla figura di Cole proprio all'interno del concilio, quindi con Alicent ma anche con tutti gli altri, perché qui insomma, cioè, si rischia di diventare un Kingslayer, quindi vediamo come se la giocano. Poi concludo le storyline con quella che paradossalmente, e io non avrei mai pensato di poterlo dire, con colui che ha la storyline che per me è più interessante dalle ultime due puntate, ossia Daemon. Voi, per chi mi segue, sa che io non mi piace Daemon, cioè proprio è un personaggio che non apprezzo, personaggio molto interessante ma che comunque non apprezzo affatto, ma la storyline che lui ha da Arrenal, raga, cioè a me fa impazzire. Allora, intanto Arrenal come è stata costruita, cioè proprio il set è bellissimo, ho visto alcuni video in cui proprio c'è un set enorme dove ti ci potresti anche perdere. Mi è piaciuto il fatto appunto che lui è arrivato, che si fa tutto questo giro in un posto dove effettivamente, cioè a me dava proprio la sensazione di: adesso sentirai qualcuno che ti parla. Cioè, ancora non lo sapevo, ma dicevo: qualcuno parlerà a un certo punto. Poi appunto prende Arrenal e comincia... raga, il pezzo che per me, appunto, io aspetto tutta la puntata per vedere cosa fa Daemon. Io amo Bran e la sua storyline magica, quindi vedere tutta questa magia nella storyline di Daemon mi sta piacendo tantissimo, perché appunto Daemon comunque proprio per la storia, per come andrà a concludersi la sua storia, cioè sparire nel Godai, mi ha sempre lasciato, penso come a tutti voi, con tante domande, no? Perché dico, cioè, è proprio strano il fatto che il corpo di questo principe non viene mai ritrovato e che sparisce proprio in un posto strano come il Godai. Il Godai è quest'isola, l'isola dei Volti, che si trova proprio davanti ad Arrenal. Arrenal che ha una storia un po' particolare, perché è questo castello enorme che è stato costruito su una terra dove sono stati rasi al suolo gli alberi del cuore. Arryn the Black aveva alzato questo castello, ha fatto questo castello che è il più grosso dei sette regni, per riuscire a fronteggiare Aegon il Conquistatore, che però comunque l'ha bruciato. E da quel momento lì Arrenal è un posto decadente, un posto quasi maledetto. Si dice infatti nei libri che chiunque, diciamo, prende Arrenal, ogni famiglia prende Arrenal, è destinata a scomparire. Quindi il fatto che appunto lui ora sia dentro Arrenal e abbia questo, tutti questi sogni, io veramente penso che ci potrebbe, a noi che leggiamo il libro, portarci molti indizi su effettivamente qual è la magia di la magia del mondo di George Martin, cosa è successo sull'Isola dei Volti. Poi che comunque Daemon ha anche alcune cose in comune con Bloodraven, tra cui anche per esempio la spada, spada che per ora è sparita. Cioè si sta delineando comunque una storia che ti porta a mistero sulla parte magica, che è la parte che non ci dobbiamo scordare, il tema principale finale della saga di A Song of Ice and Fire. Quindi io adoro tutti questi sogni che lui sta facendo, anche perché conosciamo anche meglio Daemon, nel senso, si è visto che sicuramente lui ha una predilezione per la Rhaenyra piccola, probabilmente perché la vedeva più indifesa, che lo adulava molto di più. Ma vediamo anche che comunque lui ha dei ripensamenti, cioè comunque si dispiace di quello che è successo
a certi livelli a Jaehaerys. Un'altra cosa pure che ho trovato molto interessante è stata la scena quella quando Rhaenyra piccola è sul trono, che appunto gli fa tutto questo discorso, che si conclude col fatto che effettivamente lui è geloso di Rhaenyra e che è consapevole del fatto che sicuramente, cioè, lui l'ha supportata per arrivare dove è adesso, ma adesso non gli sta più bene. E la cosa è che mi ha fatto tanta ansia il fatto che le ha tagliato la testa nel momento appunto in cui poi gli ha tirato fuori Viserys suo. Quindi appunto, ripeto, nel senso, non ci ha pensato un attimo a tagliare la testa a Rhaenyra. Quindi diciamo, questo senso di invidia sta comunque crescendo in Daemon. È Daemon che ora ha a che fare con Alice Rivers. Alice Rivers meravigliosa, nel senso, io amo Morgana, quindi solo vederla lì come estetica ho detto sì, perfetto. Una cosa di Alice che mi ha molto molto incuriosita non è soltanto il fatto che questa figura strana, che non sai da dove viene e non sai dove finisce, ma è stato nel momento in cui è la prima volta che loro parlano, quando si presentano, lei sta facendo una cosa che mi ha ricordato molto la storyline di Bran, cioè sta creando una bevanda, un qualcosa, e se notate lei a un certo punto si lecca le dita che sono col sangue, cioè hanno il sangue sopra, quindi la cosa che sta creando è con il sangue, il che appunto per quanto riguarda Bran mi ha fatto molto paura per Jojen, perché penso che potremmo avere ragione. Questa bevanda effettivamente lo fa, cioè che gli fa bere, è data, lei dice, perché adesso lui non dorme più. Non dorme più, e anche questo mi ha ricordato Bran, perché lui da che sta da Bloodraven non dorme più effettivamente, nel senso, ogni volta che si addormenta finisce in una visione o comunque finisce in un albero del cuore e ha una visione di quel momento. Quindi mi sta ricordando molto questa cosa e mi chiedo il perché. Però io appunto, se posso scoprire di più sulla storyline di Bran, sono sempre felice. Quindi in realtà so che ci sono molti che dicono che dovrebbe, insomma, Daemon uscire e fare stragi. Io vi posso dire, per quanto mi riguarda, era molto scontato per me che Daemon arrivava e faceva stragi, cioè tutti i Draghi appena arrivano fanno strage, sappiamo che Daemon è molto forte, ma secondo me il puntarlo sulla magia, vista proprio la sua fine, interessa tantissimo, non vedo l'ora di vedere come continua. Un'altra cosa su Arrenal, visto che ve l'ho nominata e che ho nominato Morgana, è che ha degli elementi arturiani, una delle, comunque, dei cicli a cui si è ispirato George Martin per la Song of Ice and Fire, che è tipo la tavola rotonda. Io ora non mi ricordo nel libro se c'è una tavola rotonda lì ad Arrenal, però il fatto che l'hanno messa è molto intrigante, cioè proprio con il fatto che comunque noi stiamo aspettando una figura che riunirà tutti sotto di lui per insomma, per salvarci, per salvare la vita a tutto il popolo. Il fatto che c'è una tavola rotonda che ricorda appunto proprio la dinamica di Artù, Albion e i Cavalieri è figo, cioè nel senso, io subito ho fatto questo collegamento. Quindi insomma, Arrenal e Daemon è la mia storyline preferita di questa serie, quindi non vedo l'ora di vedere come va avanti. Poi abbiamo le special mention, quindi le persone di cui non ho parlato poi così tanto. Ah sì, allora, è stato introdotto nella terza puntata Gawain Hightower, fratello di Alicent, figlio di Otto. Posso solo che amarlo, perché è diventato il mio, non lo so, principe dei meme, quindi è il numero uno, ma poi io adoro Freddy Fox, e cioè sapevo, appena ho saputo che era lui, ho detto qui proprio avremo una scarica di meme incredibile, e niente, quindi io lo sto adorando. Ciao ragazzi, torno sfranta dall'editing, però una cosa che mi sono scordata di dire su Gawain, in realtà due cose mi sono scordata di dire su Gawain, è il fatto che da Gawain si vede molto bene la paura delle persone normali che hanno verso i draghi. Si vede perfettamente nel momento in cui lui, Cole e il loro esercito
si sono nascosti nel bosco. Si vede proprio perché effettivamente Gwyn non è abituato ad avere i draghi intorno, e il fatto che comunque trema anche nel vedere Moondancer, che non è così grosso, o grossa, non la voglio misgendrendare, non so cosa ho detto, non voglio sbagliare il gender, mi è piaciuto molto, perché proprio si vede, si percepisce quanto tutti si sentano piccoli rispetto ai Targaryen. E un'altra cosa invece molto interessante è il fatto che tramite Gwyn vediamo il pregiudizio che si ha nei confronti dei Dorniani. Appena lui conosce Percol, spinge molto l'attenzione su che lui è Dorniano, e quindi, ah, vedi, è Dorniano, ho sempre desiderato andare in una campagna militare con un Dorniano. È molto interessante perché effettivamente i Dorniani non sono visti bene da tutta Westeros. Visto che parliamo di Cole, una cosa che mi sono scordata di dire di Cole è che finalmente, grazie a Cole, abbiamo introdotto la catenella di manine, che sono appunto il simbolo della Hand of the King nei libri. Finalmente, perché io qua spillettana potevo vedere. Una cosa che mi ha molto incuriosito su Corlys è stato il momento quando Rhaenys nella terza puntata gli parla della successione, che poi ho ricollegato alla quarta, perché io, se vi ricordate, nelle scorse puntate non avevo capito se Corlys sapeva di avere dei figli bastardi. Quindi, quando io ho visto la terza puntata dove si parla di successione, e che lui non è minimamente preoccupato della successione, perché quello che si è capito è che lui non vuole Joffrey perché non sa niente delle maree, è troppo piccolo, e non vuole Rhaena perché a quanto pare lei non sa niente delle maree. E qual era l'altro motivo? Non sa niente delle maree? Ah sì, non è mai stata in mare, insomma, no? Perché io mi ricordo, cioè mi ha fatto ridere quando l'ho sentito, perché ho detto scusami, cioè nel senso, sì, Joffrey non saprà niente, però neanche quando tu avevi scelto Luke lui sapeva niente, cioè aveva 6 anni pure lui, perché Joffrey è più stupido di Luke, non riesce a studiare, cioè hai tempo, cioè glielo puoi spiegare. Stessa cosa anche Rhaena, soprattutto se poi non hai così tanta fretta di scegliere un erede. Però poi con la quarta, quando in realtà mi fate capire che lui sa bene chi sono Alin e Adam, ho detto, allora aspetta Corlys, cioè tu c'hai già magari idea di chi vuoi mettere a capo di Driftmark, anche subconsciamente, perché sennò io non me lo spiego, nel senso, anzi, l'età che ha Joffrey è quella ideale per cominciare a farlo studiare, per renderlo erede, perché così si prepara proprio su quello. Quindi, secondo me, lui a qualche livello già considera Alice, sicuramente Alice, non so Adam, però sicuramente già lo considera più consono a prendere il titolo di Lord di Driftmark dopo di lui. E questo mi è stato chiaro poi, infatti, dopo, quando ho visto la quarta, perché alla terza dicevo, sì, ho capito, ma c'è una guerra, magari se scegliamo il tizio sarebbe meglio. E quindi, insomma, voglio vedere come la sua relazione con i suoi figli bastardi va avanti. Poi ci abbiamo, raga, l'altro king dei meme è Lord Simon, un grande, io proprio ho bisogno, cioè lui meraviglioso, rido sempre appena lo vedo, quando Daemon ha suggerito al piccolo Tully di uccidere suo nonno, la faccia di Simon impagabile, la voglio come screensaver. Poi ci abbiamo invece Elena. C'è questa cosa che mi ha molto mi ha stupito quando l'ho vista, l'ho dovuta guardare con attenzione, perché Elena effettivamente, diciamo, a un primo sguardo sembra più razionale del solito. Perché appunto quando lei parla del fatto che ha perso il figlio, dice sì, però vabbè, tanti perdono il figlio, cioè è normale. Però in realtà lei non sta attuando comunque non si sta comportando in modo sano al riguardo, perché si distanzia proprio da suo figlio e da quello che è successo. E non solo, ma lei, abbiamo visto che ha interpretato male
quello che le persone intorno a lei, quando ha fatto il corteo funebre, hanno provato. Cioè, se voi vi ricordate, nella seconda puntata, tutti le dicevano che erano con lei, che la capivano, che la sostenevano, proprio perché aveva perso questo bambino. Invece lei adesso ci dice, no, perché cioè, loro sicuramente pensavano che io non avevo il diritto di piangere. Queste cose mi fanno pensare che sia questo il modo in cui lei sta entrando nella sua depressione. Cioè, mi sembra molto più catatonica rispetto a, a quello che magari dovrebbe provare, nel senso, cioè, ci sta se vuoi piangere, ti vuoi chiudere per piangere, non vuoi parlare, ma per una persona che già parte con un carattere come quello di Elena, secondo me è molto meno sano il fatto che diventa catatonica rispetto a fare delle cose, dare delle emozioni che canonicamente sembrano depressione, cioè appunto mi chiudo e piango. E invece a me spaventa molto di più il fatto che sta diventando catatonica, quindi ok. Un'altra cosa è stato appunto il discorso che fa con Alicent, il fatto che la perdona. Io allora sono stata lì a guardare e dico, la perdona per che cosa? Però in realtà, per come l'hanno ripresa, con sta finestra di dietro e chissà sa, nel senso, le finestre Elena, con tutta questa luce, lei praticamente senza espressione, che guarda la madre e le dice io ti perdono, mi sembra più una questione di perdono tutto, cioè non perdono perché quella sera stavi con Cole, ma ti perdono il fatto che non sei una brava madre, cioè ti perdono tutto quello che comunque è successo, cioè potrebbe essere a tanti livelli, non sei una brava madre, non abbiamo legato, è morto mio figlio, o anche, che ne so, avete messo Egon sul trono e quindi adesso è successo sto casino perché è morto mio figlio, però secondo me è proprio un ti perdono a livello più completo, insomma, cioè proprio in generale. Ultima honorable mention è la questione del Prince That Was Promised. Ho visto insomma che alcuni si lamentano del fatto che ancora per l'ennesima volta si parla di questo Prince That Was Promised, però cioè, nel senso, se il Prince That Was Promised di cui stanno parlando loro è colui, cioè è questo sogno che si chiama Song of Ice and Fire, se la saga madre si chiama Song of Ice and Fire, secondo me è più che giusto che ci venga ripetuto, perché noi nel momento in cui sentiamo Song of Ice and Fire non dobbiamo roteare gli occhi, noi nel momento in cui sentiamo Song of Ice and Fire li dobbiamo appizzare. Perché? Perché questa Song of Ice and Fire sarà sicuramente ciò che salverà il culo al mondo. C'è differenza tra la Song of Ice and Fire che ci propongono nella serie da quella che viene detta nei libri. Ora, qui a Song of Ice and Fire, nella serie, è chiamato così il sogno di Egon, dove appunto Egon ha sognato che ci sarà una persona che riunirà il mondo sotto il suo comando per combattere una minaccia al nord. Invece nel libro abbiamo questa cosa qui, non c'è, cioè A Song of Ice and Fire non è quello. A Song of Ice and Fire lo sentiamo sempre inerente al principe promesso, ma è, lo dice specificatamente Rhaegar quando dice che Aegon, suo figlio, è il principe promesso e che sua è la Song of Ice and Fire. Quindi, nel senso, è importante capire questa A Song of Ice and Fire, e il fatto che lo ripetano in continuazione non è ridondante, è proprio che noi ci dobbiamo prestare attenzione. Soprattutto quando abbiamo già visto che dal momento in cui Viserys lo racconta a Rhaenyra e Rhaenyra lo racconta a Jace, è cambiata. Io non so se ci avete fatto caso, ma Viserys dice a Rhaenyra proprio il fatto che il principe promesso è colui che deve unificare il paese per difenderlo contro una minaccia dal nord. Rhaenyra cambia, Rhaenyra ha omesso il nord. Rhaenyra dice è questa persona che deve unificare il paese, e lei sta cominciando a utilizzare questa leggenda
come scusa per quello che sta facendo, capito? Poi in più adesso abbiamo Alicent che sta facendo le ricerche, quindi forse scopriamo qualcosa di più. Questa Song of Ice and Fire è importante. Ora, sicuramente per chi vede solo la serie o ha visto solo ha visto solo le due serie o ha visto solo House of the Dragon, questo discorso qui è un po' più marginale, perché a parte George Martin ha detto che per vedere House of the Dragon lasciate perdere Game of Thrones, quindi non è un problema. Quindi diciamo che per farvi la vostra idea avete a disposizione quello che viene detto in House of the Dragon. Ma per chi legge il libro, noi abbiamo tante altre informazioni su A Song of Ice and Fire. E appunto, chi potrebbe essere questo principe promesso? Io però qui vi voglio chiedere una mano io, perché? Perché siccome la saga si chiama A Song of Ice and Fire, io presto sempre molta attenzione alla parola song nel testo. Quindi io non lo so se in italiano questa cosa c'è in realtà, ma nella versione originale a volte viene usata. Ora, perché vi dico questo? Perché qui loro ora ci stanno dicendo, no, che questo Prince that was promised, Aegon a quanto pare ci dice che discende dalla loro dinastia e che sarà il protettore dei sette regni, il protettore del reame. Sì, però noi abbiamo all'inizio della seconda serie Cregan Stark che ci fa un discorso molto preciso. Cregan Stark ci dice che gli Stark hanno votato la loro vita a difendere il sud, quindi a difendere i sette regni, dalla minaccia del nord. Cioè proprio quello che effettivamente Viserys aveva detto a Rhaenyra. E non vi dico, cioè non so se ve lo ricordate, ma quando si parla di questa cosa compaiono gli Stark anche quando ne parla Viserys. Trovo interessante questa cosa, perché? Perché nel momento in cui comunque Cregan sta dicendo a Jace che il dovere di uno Stark è difendere il mondo conosciuto dal nord, dalla minaccia vera, non chiede i draghi. Quindi vuol dire che per difendere dal nord non servono i draghi. Quindi perché proprio un Targaryen deve essere questo principe promesso? Perché io subito ho pensato, cioè uno potrebbe subito pensare al drago, ma in realtà se gli Stark possono difendere perché è un potere che hanno gli Stark. E qui infatti mi collego al fatto della magia, cioè la minaccia del nord sarà una minaccia magica che sarà contrastata tramite la magia. La magia di George Martin è una magia un po' complicata, perché è una magia, è un fantasy il suo, a low fantasy, quindi con poca magia. Il che vuol dire che il tipo di magia che viene utilizzata non è quella tipo Avada Kedavra, Expelliarmus e tutti questi, ma è più sottile, come probabilmente quella del suo maestro Tolkien. Tolkien, grazie a Dio, poi adesso c'è il Trono del Muori che sta facendo i bellissimi video sul Silmarillion. Io mi sto guardando tutto, infatti mi sta aiutando tantissimo a capire anche A Song of Ice and Fire. Perché? Perché nel mondo di Tolkien la magia è collegata alla parola. Non solo alla parola, ma soprattutto ai canti. I canti. Il mondo di Tolkien è stato creato da Ivalar tramite il canto. Quindi, in A Song of Ice and Fire, noi abbiamo una popolazione che si chiama Those Who Sing the Song of Earth. Quindi, coloro che cantano la canzone del mondo, che sono i figli della foresta. Quello è il loro vero nome, e infatti a loro non piace essere chiamati figli della foresta, perché non è quello il loro nome. Queste creaturine si sa che hanno, secondo la leggenda, insegnato questo canto a Brandon il Costruttore, che è stato colui che ha infatti combattuto nella battaglia dell'alba riportando l'estate. Quindi sicuramente i figli della foresta e la loro magia è importante per sovrastare la minaccia che sta arrivando da noi. E
secondo me, quando uno poi va a leggere il libro, è importante ogni volta che viene usata la parola song. Song, io appunto chiedo il vostro aiuto perché io so Bran, io a Bran lo so a memoria, quindi lui lo trovo subito, gli altri me li devo andare a rileggere, ma siccome è comunque una serie a POV, ognuno ha il suo preferito, magari mi sapete aiutare prima, se qualcuno parla di canzoni, perché? Perché Bran molto spesso usa la parola canzone, ma in contesti specifici. Nel suo primo capitolo, a Clash of Kings, lui a un certo punto sente i lupi ululare, sente che cantano una canzone, e lui fa un discorso che sostanzialmente dice questo: se io capissi the song, se io capissi la canzone, potrei salvare tutti. Quindi mi interessa sapere se anche altri hanno questo hanno questo tema, perché io devo prendere in considerazione che i Targaryen fanno parte di questo principe promesso, perché a quanto pare discende dai Targaryen. Però facendo questo io non posso togliere tutto ciò che viene detto su Bran. Che Bran è colui che deve riportare l'estate, si sa. Che Bran è, ha queste parole dentro, quindi parla frequentemente di canzoni che lo tengono in vita e che gli danno forza, e che lui appunto sente che potrebbe salvare il mondo se sapesse la canzone, è importante. Però io voglio sapere se anche gli altri ce l'hanno, magari, da altre parti, così che posso andare a leggere il pezzo. Quindi se voi ce l'avete, mettetemelo, perché non me li ricordo. Mi dovrei rileggere tutti i libri, però comunque ci metto tanto. Quindi se voi mi potete aiutare su questa cosa, mi farebbe tanto tanto piacere. Perché, appunto, io sono sempre convinta, appunto, che gli Stark sono la luce di speranza. Però non posso togliere quello che stanno dicendo adesso, cioè perché siete convinti che sia proprio un Targaryen il portatore di luce? Perché anche il sogno, i Dreamers non fanno sogni che sono sulla persona, cioè nel senso, se io sono una Dreamer non sogno solo cose che riguardano me, sogno cose. Anche Daenerys nel libro, infatti, a un certo punto sogna le nozze rosse, che non hanno a che fare né con lei né con persone che lei conosce. Quindi mi interessa sapere se quel tipo di se potrebbe essere che Aegon magari ha visto questo sogno, avendo i draghi pensava di essere il più figo di tutti e quindi ha voluto unificare, ma non è detto che sia lui. Però ecco, appunto, per saperlo meglio, sicuramente secondo me la parola canzone, la parola song è molto molto importante, quindi fatemi sapere, mi raccomando. Sì, quindi insomma le leggende e queste figure sono molto molto interessanti e mi interessa veramente molto capire di più su tutti quanti. Appunto io continuo a credere che comunque tanto il riportatore dell'estate sarà Bran, però voglio comunque tutte le informazioni, ecco. Poi ragazzi, una cosa che ho scoperto oggi all'ultimo per caso è stato praticamente, mia sorella girava su internet e ha trovato il video che adesso vi faccio vedere, quello quando Daemon alla fine della prima serie canta una canzone al drago, e a quanto pare è stata tradotta. Io non lo so se è canon, ma io comunque ve la metto perché cioè comunque la traduzione che hanno fatto è, cioè, è strana e ci potrebbe stare. E mi riporta sempre al concetto principe promesso, diverso da colui che ha il drago a tre teste, e quindi ve lo voglio mettere, così poi insomma ne parliamo sotto. Video è finito, è stato un po' diverso, un po' più a temi e tematiche rispetto a vedere ogni singola scena. Non so se magari vi può piacere questo tipo di narrazione, fatemelo sapere, perché così almeno mi regolo anche su come
procedere con le prossime puntate. Fatemi sapere se vi sono piaciute queste due puntate, cosa non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto. Fatemi sapere anche, magari, che ne so, la vostra storyline preferita, visto che appunto ho fatto due patagorri così, quindi fatemi sapere voi chi vi piace seguire, che storia vi piace. E niente, io quindi vi saluto e vi ringrazio perché siamo arrivati a 500 iscritti e io ho proprio una gioia immensa, una grande gratitudine perché avete il tempo di guardare i miei video, di ascoltare la mia voce petulante, e quindi io vi ringrazio veramente tantissimo. Per ringraziarvi, mercoledì farò uscire un video speciale, probabilmente mi vedrete anche vestita così sempre perché lo registrerò oggi. Quindi niente, mercoledì vi farò uscire il video speciale, e con questo io vi mando un bacione, come al solito è stato un piacere, ci vediamo mercoledì con la prossima puntata di A Game of Talks. Ciao!